Iniziamo la fase 2 sul rafforzamento della colonna e del bacino. Mettetevi il cavigliere. Lo avete fatto per una settimana. Ricci avrà dei pesi maggiori sia sulle braccia che sulle gambe. Qui c'è Cindy. Voi a casa potete progredire dopo 8 settimane. E complimenti per esservi allenati 8 settimane. È fantastico. Molti degli esercizi che faremo li conoscete già, quindi li renderemo un po' più complessi. Hai bisogno d'aiuto? Bene, iniziamo. Prendetevi il tempo necessario. Bacino a terra. Preparati, Ricci. Ok. In posizione, tirate su un braccio verso la testa e portate la gamba opposta a 90 gradi. Seconda serie, 12 ripetizioni, poi un po' di riposo. Pronti? E via. Cambiate e cambiate, bene. Cambiate. Fatelo bene e lentamente. Vedete qui Megan? Non usa pesi. Fate come lei se avete dei problemi alle spalle. Vai così, le ginocchia sono sempre a 90 gradi. Ancora 3, ragazzi. Sono più complessi, eh? Rilassate. Un respiro profondo. Riposatevi. Rafforziamo l'addome. Pronti? Un braccio e una gamba su. Iniziate. Cambiate. E cambiate. Stiamo lavorando sulla parte superiore del corpo, sulla diagonale, perché è un lavoro funzionale e mettiamo alla prova il nostro corpo. Così. Cambiate. Torniamo qui da Ricci, perché lui sta ad un livello avanzato. Si è allenato 8 settimane. È forte. Si sente bene. Guardate le sue gambe. E come è ben posizionato sulla schiena. Le gambe le porta più in alto fino a formare un angolo di 45 gradi. Spingete, spingete e riposatevi. Respiri profondi. Ora delle serie di addominali con una lieve rotazione. Guardate qui come dovete fare. In posizione per gli addominali. Dovete salire, andare verso un lato, poi al centro e poi tornate giù. Attenzione alle spalle, rilassate e su. Lato, di nuovo al centro e giù. Pronti? E iniziate. Quello che facciamo è aggiungere un po' di rotazione ad un esercizio che avete già fatto, ok? Lo avete fatto, ma ora andate di lato. Così e giù. Lavoriamo sugli addominali in un modo diverso per mettere veramente alla prova il nostro fisico. Forse state cominciando a sudare. Io sudo molto, quindi dovete idratarvi. Facciamone ancora un paio, ragazzi. Idratatevi. Il nostro hydrate dà fluidi, elettroliti. Se non vi idratate e sudate tutto il tempo, come me, è un problema. Quindi fatelo, mi raccomando. Ancora 4. E quando sudiamo, sudiamo elementi come il sodio. E quindi abbiamo bisogno di elettroliti. Ancora 3, ragazzi. Rilassate il collo, vedete lei? Dov'è lo sguardo quando sale? Ancora 2, ottimo lavoro, l'ultimo. Tornate al centro e rilassate. Respiro profondo. E lo facciamo un'altra volta. Andiamo qui da Megan. Come ti senti? Bene? Sorride. Ok. Pronta? La giusta posizione e iniziamo. Su. Ruotate al centro e giù. Bene. Vedete il collo è rilassato. La sua schiena è dritta e poggia bene sul pavimento. Il mento è su. Eccellente. Ruotate. Sorridete. Bene, voglio la rotazione qui perché non stiamo lavorando solo con gli addominali retti, ma anche con gli obliqui. Sta mettendo alla prova il suo corpo. Ancora 5, ragazzi. Ottimo lavoro, Megan, ottimo lavoro. Mettetevi alla prova a casa. Fate ciò che potete. Se avete bisogno di una pausa, fate una pausa. Noi ne facciamo 10? Voi 5. Vai, ragazzi, ancora 3. 3. Bene, mettiamoci alla prova. Ancora 2. Fatene ancora 1. Fatelo bene. E terminiamo. Bene, sull'altro lato, al centro e respirate. Ora andremo avanti con un altro esercizio in cui ci gireremo. Giratevi, ragazzi, e mettetevi a 4 zampe. Aggiungeremo un po' di difficoltà. Le mani sono allineate alle spalle e le ginocchia ai fianchi. Portiamo il braccio con il peso a 90 gradi. Guardate lei? Bene. E distendiamo la gamba opposta e poi ruotiamo entrambi gli arti. E su. E giù. Bene. I fianchi sono dritti. Ruotate bene. È un ottimo esercizio. Bob Forster ha creato un fantastico programma periodizzato. Che vuol dire? Che migliorerete, ragazzi. Lei sta lavorando sulle spalle. Un esercizio basilare per il tennis. È ottimo. Veramente ottimo. Ancora 3, ragazzi, e poi cambiamo. La punta del piede è giù. Ancora 2, 1 e bene. Cambiate lato, spostate il peso.
Vediamo Ricci cosa fa. Bene. La giusta posizione. Piegate il braccio e portate sulla gamba. Iniziamo e allungate molto bene, molto bene. Sta lavorando con i femorali. I fianchi sono tesi, sta lavorando duramente. Non è facile. Ha 5 kg sulla gamba, 4 in mano. Laggiù 3 kg e 2 kg. Lavorate bene, ancora 4, ragazzi. Sta lavorando con le spalle, sta cercando di stabilizzarsi qui, ha la schiena dritta. Ancora 3, sta lavorando bene sulla gamba. Fanne una ancora. Ottimo lavoro. Un respiro profondo, ragazzi. Abbiamo ancora una serie da fare. So che non è facile, ma dovete lavorare sodo. Per cambiare il vostro corpo dovete cambiare qualcosa. Dovete cambiare gli esercizi. Dovete cambiare i pesi ogni 8 settimane. Tutto ok? Vuoi riposarti un po'? Pronti? In posizione? E su! Bene, fatene 10. Andiamo da Megan. Megan, non ti lascio sola. Ma non devi parlarmi, eh? Bene, così. Vedete il movimento che fa con la gamba? Perfetto, ancora 5. Respirate quando ne avete bisogno, oppure fermatevi. Loro ovviamente non vogliono perdere l'esercizio. Ancora 2, bene, Megan, ottimo lavoro. Ottimo lavoro anche a casa, ancora 1. Eccellente. Andiamo verso l'altro lato, dai. So che non è facile, ma dobbiamo lavorare sodo. Pronti? E su 1. Su 2. I suoi fianchi sono dritti, la schiena è ben dritta. Potremmo quasi prendere un drink qui. Prendiamo un drink? La schiena deve essere così piana, è questo che vogliamo, ok? State lavorando bene sulle spalle e su molti dei problemi che la gente ha nella schiena, nelle spalle. Ancora 1, 2, ancora 1, fatelo bene. Ok. Posate i pesi sui lati, ottimo lavoro. Un altro semplice esercizio. Tornate di nuovo a sdraiarvi. Sdraiatevi a formare un ponte con le gambe. Lo avete già fatto nella fase 1. Ora lo renderemo un po' più difficile, ok? Voglio che spingiate sulla parte bassa della schiena, tenendo le spalle sul pavimento. Preparatevi. Le braccia a terra e tirate su. Il busto è dritto. E ora allungate la gamba. Mantenete per 5 secondi e poi vi farò cambiare lato. Cambiate bene, ne faremo 5 ripetizioni. I fianchi sono tesi. Bene, bene, Megan. E cambiate. Bene così. I fianchi su. E cambiate. Bob ha creato un ottimo piano progressivo. E cambiate. Bene. Come va? Vedete i fianchi? Sono belli alti. Le gambe parallele. E cambiate. Ancora 2. Andiamo da Ricci. Scendi un po' di più con la gamba. Allunga. Ancora 1. Bene, ora un piccolo esercizio di stretching che conoscete bene. Incrociate una gamba sull'altra, tirate il ginocchio verso la spalla opposta e cambiate. Abbiamo finito con questa sessione, ragazzi, quindi toglietevi i pesi dalle caviglie e se ne avete, andiamo giù a utilizzare l'elastico. Dovete assicurarvi che l'elastico sia legato a qualcosa di stabile. Potete anche utilizzare un piano o una sedia se volete più stabilità. Se non avete un elastico o se non vi sentite pronti per progredire, fate gli esercizi che abbiamo fatto nelle ultime settimane ed aggiungete 1 chilo ogni settimana, così da progredire piano, ma non superate i 5 chili. Iniziamo con gli adduttori delle anche. State dritti, guardate lei e incrociate la gamba per lavorare sull'interno coscia. Faremo 2 serie da 12. Pronti? E iniziamo, tirate. Vedete la tensione nel suo elastico, è importante per l'esercizio. I fianchi sono tesi, faremo 12 ripetizioni. Piccoli movimenti, piccoli incroci. State lavorando sul vostro interno coscia. 12 ripetizioni, ragazzi. Tenete i fianchi dritti e tesi. Ancora 4. Bene, ancora 3. Faremo 2 serie da 12. Fate l'ultimo e rilassate. Respiro profondo e un'altra serie. Preparatevi e iniziamo con la giusta tensione. Dai su e torniamo. Su e torniamo. Bene. Lavoriamo bene con la gamba. Con la parte esterna, con quella interna, davanti e dietro. Possiamo avere dei problemi nella parte bassa della gamba perché molti di questi piccoli muscoli, i glutei medi, i glutei minimi, non sono forti abbastanza. Questo esercizio vi aiuterà a contrastare questo. Gli ultimi 2. Fatene ancora 1 e continueremo con gli adduttori. Lei non si toglierà dall'elastico, ma si girerà soltanto, molto bene. E ora ci occupiamo degli abduttori delle anche. Pronti? L'elastico tocca il tallone qui dietro, ok? E iniziamo. Fuori e giù. Bene. Fuori. Lei lavora con i fianchi e non muove i fianchi.
si occupa di un lato alla volta. Ne facciamo 12 di nuovo. Se avete bisogno di più stabilità, vi tenete a un piano oppure a una sedia. Lavoriamo con i glutei medi. Concentratevi. Fatene ancora 3, ragazzi. Ancora 2, 1 e rilassate. Fine della prima serie, ora lo faremo un'altra volta. Va bene, pronti? Iniziamo. Aprite e chiudete, state dritti con la schiena e fate dei piccoli movimenti controllati. Un'altra cosa importante di cui dobbiamo parlare è la nutrizione. So che molti di voi hanno poco tempo. Io personalmente faccio colazione, prendo un frullato, pranzo, di nuovo un frullato. È molto semplice, anche coloro che sono impegnati e devono mangiare velocemente devono impegnarsi. L'ultimo, molto bene. Abbiamo lavorato con gli adduttori, gli abduttori. Pronti ora per le estensioni? Allora giratevi senza lasciare l'elastico. Bene. Alziamo la gamba a 20 gradi. Spingete il tallone e lavorate bene con il gluteo. Iniziamo, spingete e giù. Vedete la tensione dell'elastico mentre lavora? È importante che l'elastico sia teso. Lavora il gluteo, il femorale. Ancora 5, ragazzi. I fianchi sono bene dritti. Molto bene, sorridete, anche se non è facile. Prendetevi il vostro tempo, fatene ancora uno e rilassate. Ottimo lavoro. Sciogliete un po'. Bene. Seconda serie, 12 ripetizioni. Pronti? Trovate la tensione, iniziamo. Spingete e giù. Di nuovo. Di cosa parliamo? Della periodizzazione. In 8 settimane il vostro corpo può cambiare se voi variate l'allenamento. Ogni 8 settimane dobbiamo cambiare qualcosa. Cambiamo ciò che facciamo e cambiamo quanto lo facciamo, ok? Questo aiuterà il vostro corpo a cambiare. Ci stabilizziamo, ci rafforziamo e poi aumenteremo la potenza. È importante aumentare la potenza. Ancora 3? Ottimo lavoro, Megan. Bene così e rilassate. Sei pronta per le alzate? Quando andate dietro la punta del piede, tocca il pavimento. Quando andate avanti, la punta del piede è su. Bene, la tensione dell'elastico. Hai la tensione? Bene, andate dietro e poi avanti. Bene, fatene 12, così. Di nuovo, se avete bisogno di più stabilità, aggrappatevi ad un piano, oppure a una sedia, a qualsiasi cosa. I fianchi sono dritti, state lavorando sui flessori dell'anca, ok? Sui flessori, allungate questi muscoli, potete sentirli. Se tocco qui sulla mia gamba sento bene i muscoli quando salgo. Ancora 4. Guardatela. Sembra divertirsi. Gli ultimi 2 bene. Ancora 1. Fatelo. Ottimo lavoro. Rilassate. Come va Richie laggiù? Hai mollato? Solo per controllare. Molti hanno problemi qui perché questi muscoli sono deboli. Un'altra serie ragazzi. Pronti? Giusta tensione e iniziamo su e giù. Sembra così facile. Bene. Se a casa non vi sentite pronti, potete riposarvi e lavorare di nuovo su questo lato e progredire solo quando ve la sentite. Lavorate su questi muscoli, sulle gambe, concentratevi. Ancora 5 e poi cambieremo gamba, rifaremo tutto così e finiamo. Ancora 2, bene. L'ultimo, perfetto. Tornate dietro. Se volete sedetevi e cambiate gamba. Fate attenzione quando cambiate, prendetevi il vostro tempo. State attenti. Ricominciamo con gli adduttori, l'altra gamba e lavoriamo sull'interno coscia. Trovate la tensione giusta, preparatevi. Siete pronti? Bene. Pronti e iniziamo. Con gli adduttori, lavora la parte interna, ok? Sono piccoli muscoli, quindi dovete fare attenzione. I muscoli devono essere stabilizzati, i fianchi sono dritti. È difficile, ma è progressivo. All'inizio dovete pensare solo al movimento, non all'equilibrio. Ora aggiungiamo anche questo elemento e anche se è più difficile avrete dei risultati alla fine. Bene, ancora 2, 1 e rilassate. Come va Richie, tutto bene? Ne facciamo un'altra serie. Bene, seconda serie, stessa cosa e iniziamo. Il programma di Bob Forster parla di costruzione del corpo. Cosa vuol dire? Che dobbiamo progredire e guardare sempre avanti. Cosa ci proietta in avanti? La gravità ci proietta in avanti. La tecnologia lo fa ogni giorno. Anche la vanità. Soprattutto noi ragazzi vogliamo lavorare sui muscoli che si vedono allo specchio, i muscoli che sono davanti. Ora invece pensiamo ai muscoli che sono dietro. Altri 3. 2. Sarete la prova vivente, ok? Che vogliamo fare ora? Lavoriamo qui, con gli abduttori. Bene così, ragazzi. Pronti?
Assicuratevi che l'elastico sia dietro di voi sul tallone e iniziamo. Tirate e tirate. Bene, fatene 12 su questo lato e poi un'altra serie da 12. Abbiamo quasi finito. Ottimo lavoro. Voglio che vediate i risultati di 8 settimane di programma. Non siamo noi a dirvi cosa fare. È Bob Forster che vi ha detto cosa dovete fare. Ancora 5, ragazzi. Potete avere migliori risultati con un programma più complesso. Ancora 2, 1. Fatelo bene. Fantastico. Rilassate bene. Anche tu, Richie, lì giù. Ok, seconda serie. Ottimo lavoro, ragazzi. Fianchi dritti e iniziamo. Tirate e giù. Avete un piano da seguire. Usate il DVD ogni giorno. Allenatevi con noi. Allenatevi con Sam. Allenatevi con me. Bene, vi sentirete come mai vi siete sentiti nella vostra vita. Tirate. Bene, ancora uno. E ottimo. Giratevi per l'altro esercizio. Benissimo, ragazzi. Finiamo con le due serie. Pronti? E tirate indietro. Continuate così. Bene, fatene 12. Lavora bene il gluteo e la parte posteriore della gamba. Controllate i movimenti. Devono essere piccoli i movimenti. Molto bene. Bene, ancora 5. Lavoriamo con tutto il corpo, dalla testa ai piedi. Stabilizziamoci, rafforziamoci e potenziamoci. Ancora 3. Sei stanca, eh? Ancora 1 e riposatevi. Facciamone un'altra, ok? Abbiamo quasi finito, quasi finito. Bene, ancora una volta. Pronti e iniziamo. Tirate. La gamba qui è a 20 gradi. Non andiamo oltre. Resistiamo a 20 gradi, ok? Non sono movimenti grandi. Non voglio che andiate avanti con il corpo. Il corpo rimane sempre bene dritto qui. È importante. Guardiamo in avanti e tirate. E giù. Ragazzi, questo esercizio è per noi. Ancora 5. Facciamolo bene. Ancora 3. Ancora 2. So che non è facile, Ricci. L'ultimo. Bene. Giratevi ancora, ragazzi. Come vi sentite a casa? L'ultimo esercizio. 2 serie, 12 ripetizioni e finiamo. Di nuovo, punta indietro e su. In avanti. Ok. Tirate. Concentratevi bene sui flessori. Guardate come lavora lei. Tirate bene. Controllate i movimenti. Così equilibrio e coordinazione sono progressivi. Abbiamo iniziato dal pavimento, dove non dobbiamo pensare all'equilibrio. Da lì abbiamo progredito con maggiori difficoltà. E nella fase 3 ci saranno ancora più sfide. Bene. È così che avrete risultati. Ancora uno. Oh mio Dio, abbiamo quasi finito. Respiro profondo. E l'ultima serie. Bene. Pronti? Pronti, iniziamo. Tirate. Un'altra cosa importante è la nutrizione dopo l'allenamento. A me piace prendere qualcosa 30-40 minuti dopo l'allenamento, soprattutto dopo un allenamento metabolico. Voglio che vi assicurate di seguire la giusta alimentazione mentre vi allenate. Durante qualsiasi sport dovete idratarvi. Non bastano solo gli esercizi. Per sentirvi veramente bene, dovete unire all'esercizio la giusta alimentazione. Gli ultimi 3 abbiamo finito. Bene, bene. Fatene ancora uno. Fantastico! E rilassate. Bene, ragazzi, concentratevi sempre. Se lavorate con noi, so che vi sentirete benissimo. Lavorate sodo e vi garantisco che con questo piano vedrete dei risultati incredibili.